quando abbiamo subito gol, ho visto subito facce dei miei compagni e non ho visto proprio né spavento né niente. Abbiamo reagito alla grande squadra, non ci siamo innervositi e alla fine abbiamo portato a casa quello che volevamo. Senti, Mario, spesso ti si accusa di non essere particolarmente lucido davanti a te, invece stasera la realtà è che la palla l'ha buttata al meglio, aspettavo un portiere e l'ha tirato, doveva essere anche più complicato di quanto sembra. Ultimamente sto giocando più per la squadra. Prima mi innervosivo nel dribbling, mi innervosivo a fare la giocata, a portare palla. Invece adesso mi sto rendendo utile per la squadra e alla fine arrivo anche sotto porta più lucido. E quindi anche di questo sono contento. Sull'arbitraggio, perché però ho visto un paio di contatti ai piani, quantomeno dubbi. Poi c'è stato il fallo di Canai su Nicola, sul punto. Sì, ma secondo me ognuno arbitra a modo suo, quindi non è che non mi ha fiscato 4-5 falli, poi dopo alla fine, inizio primo tempo, secondo tempo, io ho detto guarda, non ti dico più niente, se mi fischia bene, se no amen. E poi alla fine anche lì sul russo ha fatto un'entrata da killer proprio, quindi da espulsione proprio, quindi vabbè, è incommentabile, quindi non mi interessa, ogni arbitro ha il suo modo di arbitrare, quindi niente, è andata bene così, dai. Cosa cambia per te con questo nuovo modo di stare in campo? Cambia niente, il mister può decidere di giocare come vuole, lui decide, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, mi interessa, è lui che vede, se vede meglio così, è lui l'allenatore, quindi è importante andare in campo e dare il 100%. Mancano 6 punti, dice il mister, un po' di pazienza. Ho pazienza, bisogna andare a San Sepolcro, vincere, consapevoli di sapere che bisogna andare lì e fare la partita da Siena, come noi sappiamo, e giocarci la nostra partita. E poi dopo faremo i conti alla fine. Quindi basta solo vincere. Se vincendo, gli altri possono pure vincere, non ci interessa. Perdono Però se facendo gli scongiuri si perdono le cose. gli altri? Magari. Il problema è che Cioè, vincono. se arrivano vuol dire che vincono. Il problema è che loro stanno vincendo, quindi se noi vinciamo va bene, fale vincere. Ma fino alla fine secondo me vincono, quindi perché per come la vedo io, il girone che c'hanno, per me le vincano tutte. Forse l'ultima c'hanno difficile con la Collegiana che si deve salvare. Però ho detto, non è che dobbiamo preoccuparci degli altri, noi dobbiamo pensare a noi. No, noi prima facciamo feste meglio è. Però ho detto, la matematica sono 6 punti, come dice il mister. Vincendo a San Sepolcro e tutto va bene, vinci in casa al Gavorrano, festeggiamo tutti, quindi. Però umiltà, lavorare ancora non è fatto niente, perché il calcio è strano, si sa tutti com'è. Quindi tanto lavoro questi 15 giorni, spero 15 giorni perché prima si fa festa meglio è. E niente, tanto, tanto lavoro e basta. La diffida ti condiziona in qualche modo oppure quando entri in campo non ci pensi? No, ultimamente ho paura di prenderla, però mi sono calmato anche il primo tempo quando mi sono buttato 3-4 volte e ho detto ora questo mi dà la munizione. Sto cercando anche di protestare il meno possibile, non so se avete visto. Perché voglio farle tutte, finire tutto perché voglio giocare. Sto bene, voglio giocare, poi beh, mister decide, non è che come sempre, non è che io la domenica so di giocare. Cerco di dare il massimo durante la settimana, però cerco di farle tutte.